Non le serve a niente evitare la gente, la riconoscono comunque. E secondo lei cosa dovrei fare? Vuol forse dire che non dovrei nemmeno uscire a passeggiare? Credo che questo sia il momento per lei di prendere una decisione. Ma che cosa intende dire? Jenny, partecipi ad un incontro e si faccia sconfiggere davanti a tutti. Oggi la signorina Betty è in forma. Gran forma, direi. Avete detto qualcosa? Oh, no, no, oggi le rapide mosse. Complimenti, signorina Betty. Grazie, infatti me lo merito. Adesso sono fortissima. Tutto quello che devo fare è battere Jenny Moore e diventare la numero uno in Giappone. Ma perché? Perché Jenny Moore non vuole combattere contro di me? È come se non bastasse, ha accettato di partecipare a un incontro così insignificante! Vogliamo avere un commento? Sì, vogliamo avere un commento della signorina Wing. Vorremmo passare, su, ci faccio passare. L'allenatore Robert Clark è stato atterrato da Jenny Moore, vero? Che cosa pensa lui di questo incontro? Vogliamo sapere i vostri pronostici sull'incontro di oggi. Ah, aspettate, ora vi leggerò il commento che poco fa il signor Robert Clark mi ha dato. Matilda Gray, che domani si incontrerà con Jenny Moore nella palestra dell'università, è la campionessa del Giappone e pesa oltre 20 kg più di Jenny. Al suo attivo ha decine di incontri e mai una sconfitta, ma ciò non costituirà un problema questa volta. Posso giurare che Jenny vincerà. E questo è tutto. Aspetti, aspetti, che cosa intende con ciò non costituirà un problema questa volta? Non siamo soddisfatti di questo commento, lo porti qui, perché non viene qui? Lo porti qui, abbiamo il diritto di sapere, siamo giornalisti, deve venire qui! Signor Richard Aville, mi dispiace che sia lei a dover affrontare i giornalisti al mio posto, io sono troppo timido. Ma questo non importa, finalmente la gente potrà ammirare Jenny e la sua splendida tecnica. Matilda Gray, una lottatrice così non è un problema. Ah, non illudetevi! Allora, signorina Matilda Gray, pensa di perdere questa volta? Così voi avete una grande fiducia in voi stessa, vero? Certamente! Da quando pratico lo judo non sono mai stata sconfitta! E non sarà certo una pivellina come Jenny Moore a farmi paura! Non avrei dovuto nemmeno accettare l'incontro, ma parteciperò, perché l'associazione di judo giapponese me l'ha chiesto! Le insegnerò che lo judo è uno sport molto duro! Questo incontro non durerà più di un minuto, anzi di 30 secondi. Sono pronta, Jenny Moore. Trema! Come avete visto, Matilda Gray sembra piuttosto agguerrita. Come se la caverà la ragazza misteriosa, Jenny Moore, contro un avversario così forte? Immagino che sia un po' preoccupata. Preoccupata? Ma è pazzo quel telecronista. Jenny annienterà quella cicciona. Comunque, non rimane altro da fare che guardarci l'incontro che verrà trasmesso in diretta su questa rete. Allora, signor Reed, se non sbaglio lei si occupa della squadra di judo del nostro istituto. Ha mai sentito parlare di questa Jenny Moore? Sì, signor direttore, certamente. Signor Fallon, anche lei è un insegnante della ragazza. Non ha mai notato una particolare predisposizione per l'atletica? Predisposizione? È una normale studentessa. Non ha una muscolatura sviluppata. E in più mi sembra anche molto lenta di riflessi. Ho capito. Qual è la ragione di questa confusione, allora? Se fosse una campionessa, come dicono i giornali, sarebbe un grande onore per la nostra scuola. Dimmi,
Jenny, hai visto il tuo avversario alla televisione? Sembra forte come un gorilla. Perché hai accettato di combattere contro una tipa simile? Perché se non lo facessi, non crederebbero mai che sono una ragazza debole come tutte le altre. Non ne hai bisogno, non ti preoccupare, sembri molto più debole di lei. Ma scusa, non hai visto che è il doppio di te? Ti ucciderà, vedrai. Non avresti dovuto accettare di fare questo incontro. Ti beccherai un sacco di botte e in più farai una brutta figura. Jenny, ritirati finché sei in tempo. Perché non ci hai pensato prima? Ti romperà tutte le ossa. Oh, non vorrei essere al tuo posto. Non ti invidio. Oh, che brutta fine. Jenny. Oh, signor Foster. Ormai hai accettato questo incontro. Non posso che augurarti buona fortuna. Avete visto? Sembrava proprio una locomotiva. Che tipo? Pronto, sì, pronto, sì. Qui la redazione del giornale. È il ventesimo che lo chiede. L'incontro si terrà nella palestra dell'università. Dunque, signori, l'allenatore Robert Clark confida nella vittoria di Jenny. Beh, non posso certo sapere chi vincerà, ma una cosa è sicura e certa. Questo è il debutto di una futura campionessa dello judo. Stiamo per assistere alla nascita di una stella che brillerà nel firmamento dello sport giapponese. Oh. Questa, signori, è la più grande notizia da quando è nato il nostro giornale sportivo. Siete contenti? Signor Charlie? Signor Charlie? Oh, eccolo qui dentro. Ma cosa sta facendo qui? Lo sa che il direttore è felice e stiamo ricevendo un mucchio di telefonate. Siamo occupatissimi. La popolarità di Jenny sta crescendo di ora in ora. Ma forse lei non ha intenzione di guardarsi l'incontro, mi sa. Fatti gli affari tuoi. Che male! Ma cosa sta cercando in questi libri? Notizie su Jenny Moore. Lei, signor Charlie, è sempre così efficiente, non perde mai il suo tempo, ma credo che ormai non ci sia più niente da sapere su quella ragazza che noi già non sappiamo. Cosa dice? Ah, sto cercando notizie sul padre di Jenny, il figlio di Theodore Moore. Oh, capisco, e ha trovato qualcosa? Penso che anche lui sia stato un campione di judo in passato. Sto consultando i vecchi stralci di giornale. Dunque, vediamo cosa dice qui. Lasciami guardare un po'. Beh, è certo che sarebbe davvero una bella notizia anche questa. Bravo, le pensa tutte lei. Aiutami, sfaticato, invece di perdere tempo in chiacchiere. Avanti, forza, buttami giù. Molto bene, Jenny. Questa è la prima volta che ti alleni con tanta energia. Dovevi impegnarti così da sempre. Mi dispiace, nonno. Ma non basta, non è sufficiente per sorprendere gli avversari. Non basta, hai capito? Ci vuole più allenamento. Questo è l'ultimo allenamento con il nonno. Dopodiché abbandonerò lo judo. Bene, continua così, Jenny. Perderò quell'incontro. Va bene, ora giù di fianco. Mi dispiace. Mi dispiace, nonno. L'ho trovato! Ma cosa, signor Charlie? Un articolo che parla del padre di Jenny. Hai visto che non mi sbagliavo? Ha vinto il campionato giapponese di judo. Nessuno aveva mai sentito parlare di lui. Poi all'improvviso è comparso, così come venuto dal nulla. Questo modo di debuttare sembra quello che Theodore Moore ha preparato per Jenny. Qui dicono che era un lottatore veramente eccezionale, ma che subito dopo il campionato scomparve. Capisci, Woody? Che cosa? Un anno dopo il suo debutto egli scomparve misteriosamente lasciando il mondo dello judo. E come si chiamava? C'è scritto che si chiamava Albert Moore. Siamo vicini all'incontro. Già. Faccia del suo meglio. Oh, non dovrei dire faccia del suo meglio a chi vuol perdere. Farò del mio meglio per perdere.
Vorrei chiederle di non perdere troppo facilmente o la gente penserà che abbiamo truccato l'incontro. Finga di combattere duramente, le dia del filo da torcere e provi ad usare qualche trucco su di lei. Così il pubblico si convincerà finalmente che lei è davvero una ragazza debole. Ha ragione. Jenny, lei adesso sembra essere finalmente felice. Io, dice sul serio? Sembra così diversa dall'ultima volta. Allora aveva l'aspetto di un bambino in lacrime. Le ho dato una bella seccatura, vero? Ma questa è comunque l'ultima volta che combatto. Grazie per avermi aiutata. Verrà suo padre a vederla. Prego. Sto parlando dell'incontro di domani. Verrà il signor Albert Moore. Mi dica, come fa lei a conoscere il nome di mio padre? Immagino che sia da molto tempo che non vede suo padre, vero? Non è mai più tornato a casa. Mia madre lo sta cercando da diversi anni invano ormai. È scomparso, non c'è più traccia. Ma come? Non avete avuto più notizie su di lui? No, è come se fosse sparito nel nulla. Nessuno l'ha più visto. Ma perché è andato via così all'improvviso? E perché subito dopo il campionato giapponese di judo? Non lo so. Ma... Questa è l'ultima volta che noi ci vediamo, Jenny. A dire la verità, non vorrei che lei perdesse l'incontro. Avevo sognato per lei una grande vittoria. Lei è così gentile con me. Ma qualcuno prima o poi apparirà. Non si preoccupi, qualcuno molto più forte di me. Ha ragione, sono sicuro che qualcuno verrà. Bene, devo andare ora. Devo occuparmi dei preparativi per domani. Capisco. Molte grazie per la compagnia. Lei adesso è iscritta al terzo anno di liceo, vero? Che cosa ha intenzione di fare dopo il diploma? Voglio andare all'università e laurearmi in economia e commercio. Il nonno vorrebbe che mi specializzassi nelle arti marziali, ma io vede preferisco una carriera più tranquilla. Economia e commercio. Quindi dovrà studiare parecchio. Buona fortuna. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Jenny, mi sono sognato che vincevi l'incontro di domani. So che tutti tiferanno per te. Adesso non sognerò più. E domani sarà tutto finito. Tutto finito. Signorina, tra poco tocca a lei. Come si sente? Dica, come sarà l'incontro di oggi? Non è un incontro. Come vi ho già detto, per me sarà come una passeggiata. Vincerò in meno di 30 secondi! Ma lei è il signor Theodore Moore! 30 secondi sono troppi! 5 secondi! 5! Ne bastano 5! Un altro piatto di spaghetti! Chi vincerà in 5 secondi? A chi si riferisce? Un altro piatto di spaghetti!
Ma Jenny, naturalmente, chi se no? Un altro piatto di spaghetti. Ma che dice? Me ne bastano 30 secondi. Un altro piatto di spaghetti. Un secondo, le basterà un secondo e la terrerà con un solo dito. Un altro piatto di spaghetti. Ma che vecchio rompiscatole. Un altro piatto di spaghetti. Bene, quegli spaghetti erano proprio buoni. Non me li aspettavo così. Ehi, ehi, ragazze, ma c'è un sacco di gente qui, non credevo. Jenny, ma tu non hai mai fatto cose simili? Già, è vero. E poi guarda com'è brutto questo kimono. Non ha nulla di elegante. Com'è cucito male? Sì, è vero, ti sta malissimo. Perché non metti un nastro colorato nei capelli? Ah, sì, è proprio quello che ti ci vuole per avvivarti un po'. Sì, sembri più carina adesso. Jenny, dovresti scappare ora. È troppo tardi per scappare. Non hai paura, Jenny? Ha ragione, neanche con l'aiuto di 10 persone potresti battere la tua avversaria. Certamente che ho paura, chi non l'avrebbe? Ma per sistemare questa faccenda devo assolutamente combattere. Non ho altra scelta. Ma Jenny, quella bestiona potrebbe ucciderti. O quantomeno romperti un bel po' di ossa. Non hai visto quanto è grossa e cattiva? Faresti meglio scappare, Jenny. Oh, scusatemi. Guarda, guarda chi c'è. Oh? Il signor Robert. Oh. Sei pronta, Jenny? Ma sì. Oh, ma che bello, chi è? È quello con cui avevi l'appuntamento l'altro giorno. Presentacelo, dai, presentacelo. Ok, va bene. Sono Robert Clark. Carino! Noi siamo le amiche di Jenny. E io non ho ancora un ragazzo. Neanch'io, nemmeno io. Lieto di conoscervi. Jenny, credo che sia opportuno avvisarla. La sua avversaria pesa 20 kg più di lei. Stia molto attenta, soprattutto ai suoi trucchi. Usa delle mosse molto insidiose, per cui non può permettersi distrazioni. Se ne ricordi molto bene. Sì, certo. Ah, non si preoccupi, in caso si metterà a piangere. Giusto. E se lei piange, l'incontro finisce, vero? Questa decisione dipende solo dall'arbitro. Comunque, Jenny, io sono sicuro che lei vincerà. Non ho alcun dubbio. Oh, com'è sicuro di sé? Carino. Mi fa impazzire. Non vedo l'ora di vedere il suo splendido combattimento. Arrivederci. Oh, signor Robert. Beh, che dite, ragazze? Beh, adesso tutti dobbiamo andare. Buona fortuna, mi raccomando. Ciao, ciao, a dopo. Sono molto spiacente che tra noi sia nato questo. Sì, me l'intesa. Ma adesso non è certo il momento per delle spiegazioni. Anche a me dispiace. Vorrei tanto parlarne. Non importa, Jenny. Devi solo concentrarti sull'incontro, va bene? Sì, va bene. Ma io come posso dirgli che ho intenzione di perdere? Signore e signori, ci dispiace di avervi fatto attendere così a lungo. Ora diamo inizio all'incontro tra Matilda Gray e Jenny Moore. Jenny, in bocca al lupo. Grazie. Oh. Guarda chi si vede. La stampa ci fa l'onore della sua presenza. È stato merito tuo se è stato organizzato questo incontro. Puoi andarne fiero, Charlie Flash. Grazie tante. Sarai contento ora. Oh. Jenny Moore. Tu mi hai rubato il mio Robert.
Avanti, coraggio, Jenny. Jenny, avanti, perché non fai un bel sorriso per i fotografi? Beh, immagino che tu voglia conservare il tuo bel sorriso speciale per la cerimonia in occasione del premio nazionale d'onore. Jenny, è arrivato il momento. È arrivato il momento. Jenny vincerà. È lei che mi ha sconfitto e io sono arrivato terzo al mondiale. Sei ancora in tempo! Ricorda, devi solo piangere, Jenny! Ti potrà uccidere! Cominciate! Finiscila in fretta, Jenny, buttala al tappeto. Non c'è bisogno di mosse speciali con un tipo simile. Ma ne ha la possibilità di colpirla alle spalle. Attenzione che è forte! Un punto! Eh? Oh, Jenny. Dai, Jenny. Ma cosa ti succede, Jenny? しておるのじゃ。そんな柔道を教えた覚えはないぞ。お母さん。ほれ、そこで決まりじゃ。次回やわら。お母さんと一本背負い。90年代はやわらの時代じゃ。エイトワシの腕式十字固めをお見舞いするぞ。